Ciao a tutti ragazzi, e come sempre benvenuti in questo nuovo video. In questo video andiamo sempre a parlare di news del Milan, di calciomercato del Milan. Infatti ragazzi, questa mattina ero su OneFootball, vi lascio qui sotto il link in descrizione. E mentre ero su OneFootball vedo questa notizia: Suso è veramente molto ricercato, soprattutto in queste ultime ore, dall'Atletico Madrid, la squadra del Cholo Simeone. Se Atletico Madrid dovesse fare un'offerta, il Milan sicuramente neanche si dovrà opporre, perché ragazzi, Suso ha una clausola bassissima di 38 milioni di euro, e quindi veramente ragazzi Suso ce lo potrebbero togliere anche fra un minuto. Però ragazzi, anche se l'avesse avuta più alta, sicuramente il Milan l'avrebbe fatto sicuramente partire, perché appunto il Milan ha bisogno di soldi. Quindi ragazzi, ci serve toglierci questi giocatori forti, perché appunto dobbiamo ricostruirci. A me dispiace veramente tanto, perché Suso, se ne dovesse andare, mi dispiacerebbe veramente tanto. Non sarei arrabbiato, ragazzi, perché alla fine a me Suso non è che ha fatto così tanto impazzire. Sì, mi ha fatto veramente molto godere a molte partite, ma non è che un giocatore che a me mi ispira così tanto. Forse molti mi diranno male, però ragazzi, a me Suso non è che piace così tanto. È forte, ma non è il mio stile di giocatore. Tra l'altro, l'Atletico Madrid giocherà anche la Champions League l'anno prossimo, e invece ragazzi il Milan non si sa neanche se giocherà l'Europa League. Quindi ragazzi, Suso vorrebbe restare a Milano, ma già 25 anni, dovrà fare già 25 anni, non ha ancora toccato il terreno della Champions League. Quindi ragazzi, molto probabilmente Suso aspetterà le sanzioni della UEFA. Se il Milan giocherà in Europa League, Suso potrebbe restare, cosa che spero. Invece ragazzi, se ci escluderebbero dall'Europa League, molti colossi come Suso, Donnarumma, ma potrebbero sicuramente partire. Poi diciamocelo ragazzi, perché Suso è quel giocatore che in una partita spenta ti mette quel cross in mezzo e te lo trasforma in un cross da gol. Quindi ragazzi, Suso è un gran giocatore. A me non è che fa impazzire così tanto, perché possiamo dire che fa sempre quella finta: rientra sul sinistro, tira o la crossa. Cioè ragazzi, se non fa quella finta, Suso veramente gli toglie il 50% delle sue potenzialità. Però ripeto ragazzi, io non sto dicendo che Suso è scarso, sto dicendo che a me Suso non è che fa impazzire così tanto, a rispetto di molti tifosi del Milan. Forse qui sotto molti mi diranno male, ma ragazzi, a me Suso non è che fa impazzire così tanto, perché gli togliamo quella finta, ragazzi, è finito Suso. Quindi ragazzi, se dovesse andare all'Atletico Madrid, al posto di un buon giocatore, io lo manderei, per esempio, al posto di un Callejon o Depay. Potrei anche discuterne, perché ragazzi, io Calleon non lo voglio. Cioè io Calleon al Milan non lo voglio proprio. Cioè non so se sono io o a me Calleon non mi piace veramente per niente. Cioè a me Calleon non mi piace. Invece ragazzi, io voglio veramente Depay. Depay l'ho visto contro l'Italia, ha fatto una buonissima partita, veramente mi ha sorpreso, perché pensavo che facesse le partite buone solamente in Ligue 1, nel campionato francese, dove il dislivello tecnico in confronto a quello italiano è veramente bassissimo. Quindi ragazzi, ma a me Depay mi ha veramente sorpreso. Depay può fare anche il trequartista, infatti contro l'Italia ha giocato per il primo tempo punta centrale, il secondo tempo ragazzi si andava a trovare la palla, tornava anche fino al centrocampo. Depay secondo me ragazzi è un giocatore perfetto per il Milan. Si dovrà sicuramente discutere per il prezzo. Però ragazzi, Depay secondo me potrebbe venire seriamente al Milan. Ripeto ragazzi, a me dispiacerebbe veramente tanto se dovesse partire Suso, ma non lo vedo come un dramma, perché ragazzi, anche se la clausola molto bassa di 38 milioni, 38 milioni di euro per Suso sono veramente pochi, secondo me non è un giocatore essenziale nel Milan. Non è veramente un giocatore essenziale nel Milan, anche se ci ha salvato praticamente a molte partite. Molti punti li abbiamo presi grazie a lui, grazie a un cross al 90esimo che te l'ho trasformato in un cross da gol. Quindi ragazzi, devo ringraziare Suso, ma se dovesse partire io non ne rimpiangerei se dovessimo prendere uno come Depay. Quindi ragazzi, spero che non mi dovete dire male qui sotto nei commenti, perché veramente solamente perché a me Suso non è che faccia impazzire così tanto. Ma ripeto, a me Suso non fa impazzire così tanto, perché ripeto, Suso a me piace, ma non è che fa impazzire così tanto. Quindi ragazzi, non sto dicendo che è scasso, ma per me Suso non è un giocatore ideale per me. Per me sto dicendo, non per il Milan, per me. Non mi venite a dire qui sotto nei commenti: fai schifo perché non ti piace Suso, perché ragazzi non sto dicendo questo. Se capite questo siete veramente degli analfabeti, perché l'ho detto 40 volte che a me Suso è forte, ma a me ragazzi non mi piace, perché non è il mio giocatore. Secondo me ragazzi un Depay ci sarebbe molto meglio. Sicuramente ragazzi andremo a perdere un top player, però ragazzi nel calcio si devono anche fare questi sacrifici.
Comunque fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale qua non l'avete già fatto, di andarmi a seguire su Instagram, poi metti x-basso official. Noi ci vediamo in un prossimo video e bella. Ciao!